Allora ragazzi, oggi ho intenzione di iniziare quella tipologia di video un po' più seria che parlerà di argomenti un po' più, anzi un po' meno frivoli rispetto magari ai vestiti e a queste cose bellissime della vita. Cosa numero uno, frivola. Però insomma, mi sono tagliata i capelli come avete visto anche dal lookbook. Tra parentesi, sono molto contenta che vi siano piaciuti gli outfit. E li ho dovuti tagliare perché avevo le punte di nuovo rovinate. Chi mi segue su Instagram sa già tutta la storia, quindi vabbè, anche se non li tratto male, ho evidentemente un capello per quanto spesso molto fragile e quindi anche se ci ho fatto soltanto veramente 2-3 degradé, che quindi è un trattamento teoricamente poco invasivo, si sono rovinati e quindi niente. Mi sono messa a piangere mentre mi ritagliava mia mamma, quindi vi lascio immaginare, però vabbè. Comunque, appunto, oggi ho intenzione di aprire questa rubrica, se così vogliamo dirla, con l'argomento, con uno degli argomenti di cui mi piace di più parlare in generale, ossia le relazioni. Visto che stanotte soffrivo pesantemente di insonnia e tra l'altro non so perché terribile sensazione mi sentivo osservata in casa, Simo non c'era, ero da sola con la luna, mi sentivo osservata, non lo so, sentivo proprio che c'era qualcosa terribile, una cosa terribile, ero tipo muoio. Visto che soffrivo, ho sofferto di insonnia pesantemente, alle 4 di notte, tipo 5, non mi ricordo, 4 e mezza, vi ho fatto una storia su Instagram chiedendovi se magari c'era proprio qualcosa di cui volevate magari sentirmi parlare più nello specifico. Ovviamente ci tengo a dire che in questi video, tipo disclaimer, non so, parlerò anche del mio pensiero, cioè mio proprio, di quello che penso io, non di quello che magari è giusto per il mondo, e delle mie esperienze che ho vissuto io sulla mia pelle, quindi poi ogni cosa, ogni situazione è a sé. Come fidarsi di qualcuno? Quindi diciamo che l'argomento della fiducia è direi alla base di ogni relazione solida e duratura, che sia di amicizia o di amore. Io in questo caso, in questo video, penso che alla fine mi sarò ritrovata a parlare di relazioni nel senso di coppia. Fidarsi di qualcuno, io per me, per quanto concerne la mia persona, sono una persona che di base dà fiducia. Do tantissima fiducia al prossimo, un po' perché sono buona di carattere, un po' perché mia mamma mi ha cresciuto così, anche se comunque sia ci metteva in mezzo il non fidarti mai troppo delle persone perché il mondo è cattivo. Però io di base sono una persona che la fiducia mi piace darla perché ci spero sempre nelle persone, nelle situazioni, quindi è importante riuscire a mettersi a nudo con la consapevolezza che magari poi va male, no? Nel senso, inizi una cosa, inizi una relazione e dici ok, io se voglio, poi si intende, dipende anche da che tipo di relazione stiamo parlando e non intendo se amicizia o amorosa, intendo proprio, se sentite casino è la lavatrice, intendo proprio se vuole essere una relazione importante, se invece vuole essere una relazione un po' più leggera, un po' più, passatemi il termine, superficiale. Ci sono tante persone che conosco che non riescono a darne più di tot, soprattutto se nella tua vita hai subito determinati traumi, determinate separazioni e quindi perdi la fiducia nel prossimo, nelle persone, nelle cose. Io ho vissuto situazioni nelle quali mi è servito dire ok, mi fido di te, non c'è problema. Vi parlo di piccolezze, però sono anche proprio da queste piccolezze, che ne so, l'andare a vedere il telefono, piuttosto dillo, piuttosto di guarda, in questo momento la base è la fiducia, mi sta al dialogo, nel senso, se io mi fido di te, ti dico, ti parlo, cioè ti dico proprio guarda, in questo momento sono fragile e ho bisogno che tu mi faccia sentire che io posso fidarmi di te. E forse in questo momento, esempio stupido, ho bisogno che tu mi faccia vedere il telefono. Cosa che magari può essere vista male. Però, nel senso, dall'altra parte, se una persona... Io sono sempre dell'idea che bisogna seguire le proprie esigenze. Nel limite, però, se tu in quel momento hai l'impellente bisogno di sapere quella cosa per metterti il cuore in pace,
è giusto che tu ascolti anche quel bisogno, perché tante volte cerchiamo magari di fare i maturi e dire no, io ce la posso fare, poi magari stiamo da cane. Quindi a volte è meglio magari mettere un attimo da parte il discorso sono matura, posso fare le cose, se poi questa cosa ci farebbe stare peggio. La fiducia è proprio insieme appunto al dialogo la base, perché se tu non dai fiducia non riesci neanche poi a riceverla. E quindi sarà sempre un rigiro. Io sono sempre dell'idea che se due persone vogliono, a prescindere da cosa, ma vogliono dare fiducia, vogliono innamorarsi, vogliono aggiustare una situazione incrinata, possono. Come si dice per quel detto cinese, se non mi sbaglio, ora no, magari dico una boiata gigante, ma so che esiste, se un vaso si rompe, si mettono insieme i cocci e poi si disegna sopra le crepe per rendere il vaso ancora più bello. Poi ovvio, ci sono quelle situazioni che se proprio si rompono, si rompono. Questo è quello che penso rispetto al discorso fiducia. Datene. Poi al massimo rimanete fregati, ma sapete che voi lo avete fatto. Se poi rimanete delusi, potete andare avanti, cioè si può comunque andare avanti dopo una delusione d'amore. Non createvi troppi muri intorno, va bene avere i muri intorno perché magari appunto avete sofferto così tanto che non volete più saperne e non vi fidate più di nessuno, però magari provateci, nel senso, se vedete che c'è una persona per cui magari può valerne la pena, provateci. E ve lo dice una che la fiducia nell'amore dovrebbe averla persa tipo a... Quest'anno io compio 24 anni, quindi io ho relativamente poca esperienza rispetto a queste circostanze, però nella mia piccola esperienza ho avuto modo di conoscere tante cose, perché ho avuto comunque molte relazioni, tutte serie, 5 relazioni serie, 4 relazioni serie, anche se per me le più serie alla fine dei conti sono 2. Però al di là di questo, io sono una persona che la fiducia, a parte che mi piace darla perché mi piace fidarmi delle persone consapevolmente rispetto al fatto che poi magari vengo fregata, avrei potuto effettivamente, dopo le mie innumerevoli delusioni, perché io ci metto sempre il cuore, no? Io per quanto riguarda me, in tutte le relazioni, anche brevi magari, che sono durate un anno, che ne so, che ho avuto, ho sempre sperato e detto, un po' perché sono un'inguaribile romantica, un po' perché sono innamorata dell'idea dell'amore, dell'amare, dell'avere qualcuno a fianco che ti possa sopportare tutto. Sono rimasta delusa tante volte, sono stata anche presa in giro, nel senso, ho vissuto molte situazioni, però se c'è una cosa che proprio ho sempre detto, questo prevarrà sempre, sarà proprio il fatto di dare fiducia nell'amore, perché prima delle persone, cioè prima che fidarsi di una persona, ci si deve fidare di se stessi, quindi delle proprie capacità, della persona che si è, e farsi tutti questi esami introspettivi, se così possiamo dire, e poi dare fiducia nell'amore, nel senso, io mi fido dell'amore, io mi fido del fatto che qualcosa di buono può accadere. Cioè magari tu ti metti insieme ad una persona e non sai se in quel momento può essere l'uomo della tua vita, il padre dei tuoi figli e quello che è. Però sicuramente magari puoi comunque vivere dei bei momenti con questa persona, può comunque insegnarti qualcosa, potete comunque fare qualcosa di buono insieme. Io magari tanti anni fa, quando magari ero più piccina, quando avevo 17-18 anni, pensavo e andavo subito a dire, a pensare, a farmi tutti i miei film dove avevo già tutta la famiglia felice. Poi col passare del tempo, ecco, ho forse perso fiducia sotto questo punto di vista e sono diventata più realista, e ho deciso, soprattutto nella mia ultima relazione con Simone, ho deciso proprio di prenderla in una maniera completamente diversa. Con questo intendo dire che lui è una persona molto diversa da me sotto alcune cose. Io all'inizio, e lo volevo io, cioè era una cosa che volevo io, facevo davvero molta fatica, perché lui è una persona che senza pensieri, tranquillo, cioè non tranquillo e spensierato, nel senso, non si programma le cose, vive giorno per giorno, riesce a farlo tranquillamente. Amore, ma vediamo domani, vediamo cosa facciamo. Io sono una che deve pianificarsi anche il pelo del... Cioè, mi sono detta, ma se in tutte queste mie relazioni non è andato bene qualcosa, e ci ho sempre alla fine rimesso io, magari questa volta provaci a fare diversamente. E quindi ho detto, va bene, anche se sarà una bella battaglia, sono riuscita a sorpassare alcune cose, no? Ad andare oltre,
ad alcuni stupidi comportamenti. Quali possono essere, tipo, che ne so, la buonanotte, che non ti scrivo per 4 ore perché magari sto facendo dell'altro e non serve costantemente stare lì a scriverti qualsiasi cosa di quello che sto facendo. Sono tante piccole cose che magari prima io non facevo, perché il mio modo di amare è molto diverso. Cioè, il mio modo di amare è forse anche troppo. Cioè, io do troppo all'altro. E vi dico, per esperienza, è meglio forse dare il giusto. Cioè, ci vuole equilibrio come in ogni cosa. Poi pretendi, non pretendi, però ti aspetti quantomeno di ricevere la stessa cosa, ma non è detto che dall'altra parte ci sia lo stesso modo di amore, di amare. E questo non vuol dire che quella persona ti ami di meno o non lo so, ci tenga di meno a te. È semplicemente diverso. E io ci ho messo tanto a fare pace con questa cosa. Questo era per dire che ci sono alcune cose che poi piano piano con il tempo si capiscono. E appunto io ho capito che è meglio fare come fa Simone e vivere le cose giorno per giorno, fare i piani poco alla volta. Tutto questo, pensate un po', era ricollegato alla fiducia. Un altro argomento molto considerato da molte persone è stato le rotture. Io di rotture ne ho patite, però se devo essere sincera con me stessa e con voi, vi dico che alla fine della storia sono poche le volte in cui effettivamente ho sofferto perché ero innamorata, perché tante volte pensiamo di amare una persona, mentre magari poi a posteriori ci accorgiamo che forse era più l'idea di amare quella persona rispetto all'essere veramente innamorato. Allora, io sono qua che vi sto parlando con questa scioltezza, però poi so benissimo che quando stai vivendo una situazione di quel genere non riesci ad essere obiettivo. Quindi quando ti separi da una persona, per cercare quantomeno di fare un po' pace con te stesso, secondo me la cosa principale è capire il motivo. Io leggo certe cose tipo su Instagram, no? Di quelle pagine tipo Tumblr, anche se ha sbagliato, lo so che E in alcuni casi bisogna accettare le cose per come sono, e se in quel momento tu sai che stai magari avendo una relazione malata, ma non riesci ad allontanarti da quella persona, accettalo. Ho avuto una relazione malata, nel senso che non aveva sbocchi, non aveva né inizio né capo, era una roba campata per aria che sapevo benissimo dentro di me che non stavo andando da nessuna parte. Però in quel momento evidentemente non sono riuscita a fare altro modo. Non siate troppo severi con voi stessi. Nel senso, accettate i vostri stati d'animo. Ti sei lasciato con questa persona? Stai male? Ovvio, non t'andare ad ammazzare. Ma sentilo il dolore, perché se c'è una cosa che ho capito e che ho anche già detto questa frase su questo canale, è che il dolore, quando c'è, pretende di essere vissuto. Cioè, non esistono scappatoie. Quindi se vi lasciate con una persona, e non sto a dirvi quelle frasi fatte tipo ma tanto le persone si lasciano tutti i giorni, sti cazzi, le persone si lasceranno anche tutti i giorni, ma fa male, prendetevi il vostro tempo e poi andrete avanti, che sia un anno, che siano tre, andrete avanti comunque sia. Cioè la vita va avanti, e se vi posso dire una cosa, cercate di non crogiolarvi troppo nel dolore, perché un po' va bene, perché ci sta, ma non troppo, perché appunto, come sempre lì, l'equilibrio ci vuole in tutto. Se poi inizi questo circolo vizioso di oh mio Dio, mi sono lasciata con questa persona che pensavo fosse l'amore della mia vita, io c'ho un mantra che seguo, no? Le cose cambiano, in qualche modo, in qualche maniera, tra 6 mesi, tra un anno, la situazione avrà preso un'altra piega, saranno successi determinati eventi che la situazione sarà cambiata. Questi erano due degli argomenti principali, diciamo. È già venuto un video lunghissimo così, quindi direi che per questa volta va bene così. Ripeto sempre che questi sono i miei pensieri, cioè questo è come io vivo le cose, quindi mi farebbe piacere anche proprio avere un feedback da parte vostra e sapere come la vedete voi. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà non lo so, lo scopriremo. Così ha fatto la sua comparsa anche lei.